Abbiamo messo il piedino giusto anche oggi. Ciao a tutte e a tutti. 28 giugno, almanacco oroscopo, ciao da Mauro. San Ireneo di Lione. E arriviamo ai compleanni, un ex calciatore, Lorenzo Paolo Amoruso, è nato il 28 giugno del 1971. Nel 51 invece, quindi 20 anni dopo, il 28 giugno, il grande Jerry Calà. La frase del giorno e di conseguenza il nostro oroscopo quotidiano. Chi ben guerriglia, ben patteggia. Ariete, oggi potreste decidere di mettere da parte ogni impegno e una volta tanto non preoccuparvi troppo dei vostri doveri quotidiani. Idea stupenda se riuscirete a convincere quella persona a condividere con voi la vostra voglia di eludere ogni responsabilità. Questa evasione va fatta in coppia. Toro, la sincerità è un rapporto stupendo con la vita, ma non deve mai sfociare in sentimenti di malumore o critiche. Se la persona con la quale state parlando vi sembra poco corretta nei vostri confronti, cercate di capirne i motivi, senza mettere a nudo i suoi difetti intempestivamente. Gemelli, la grinta non vi mancherà per difendere una vostra opinione e nemmeno vi farà paura avere contro persone molto importanti. Se non ritenete valida alcuna teoria diversa dalla vostra, ditelo in maniera garbata. Torto o ragione a parte, le buone maniere vincono sempre. Cancro, oggi vi sentirete all'altezza di ogni situazione. A parte il fatto che è la classica giornata nella quale fareste di tutto per occuparvi solo ed esclusivamente di voi stessi e di nessun altro, riuscirete a portare avanti un discorso che vi vedrà invece molto impegnati. Tenete sotto controllo il vostro bilancio. Leone, la vostra vanità sarà gratificata da persone che oggi vi diranno che la vostra forma è smagliante e in effetti vi siete resi conto anche voi di stare bene con voi stessi e di sentirvi fisicamente esuberanti. Anche il vostro senso dell'amicizia verrà soddisfatto da piacevoli incontri. Vi sentirete particolarmente bene in famiglia questa sera. Vergine, qualche ricordo del passato potrebbe tornarvi alla memoria, riempiendovi di rancore. Cercate di superare questa vostra rabbia, che non prevede nulla di buono, né tantomeno vi potrebbe permettere di modificare ciò che è già accaduto e che dovrebbe essere da voi definitivamente dimenticato. Bilancia. Se continuerete a lamentarvi di come tutto non gira come voi vorreste, riuscirete solamente a stancare chi vi sta intorno. Evitate di fare la solita vostra parte da insoddisfatti. Cercate di vedere gli aspetti positivi che ci sono nelle vostre giornate. Meno esigenze e una maggiore tolleranza sono il consiglio degli astri. Scorpione, cercate di lasciare da parte ogni problema e di fare le cose più elementari. Avete necessità di lasciare la mente libera da ogni preoccupazione e di continuare il solito tran tran. Se ci riuscirete, troverete qualche ora per abbandonarvi al riposo, oppure per fare una passeggiata liberandovi dalle ansie. Sagittario, oggi vi sentirete scatenati e farete serpeggiare allegria in tutto il vostro ambiente. Saprete essere contagiosi e riuscirete a fare dimenticare i problemi a chi vi è vicino. Sembra che tutto sia facile e riuscirete a fare apparire semplice ogni cosa anche agli altri. Capricorno, se vi sembra più corretto e soprattutto più sicuro, continuate a temporeggiare. Non c'è alcuna fretta di dover riassumere quell'importante incarico e se per ora desiderate fermarvi a riflettere, fatelo tranquillamente. Nessuno potrà avere da ridire sul vostro comportamento. Stasera la dolcezza della persona che amate vi conquisterà sotto ogni profilo. Acquario, vi sentite ancora più preoccupati per una questione economica che non vi fa stare tranquilli. Provate a parlarne e vedrete che questo assillo potrà essere presto ridimensionato. Una possibile emicrania potrebbe non darvi tregua. A dire il vero, stasera non sapreste proprio come trascorrerla. Non capirete ciò che desiderate. Forse avete solo bisogno d'amore. Pesci, vi sentite sostenuti da una carica di ottimismo, di fiducia, di energia fisica veramente notevole. Non sciupate le vostre giornate in cose di poco conto. Programmate situazioni che rivestano per voi una certa importanza. Ce la farete in ogni caso, tranquillizzatevi, e qualcuno vi darà anche una mano.